Ciao amici! Si parte per essere colpiti dalle 29 auto più costose e rare del mondo. Credimi, avrai le allucinazioni davanti alla Bloodhound SSC, la Phantom Corsair 1938, oppure la stupenda Mercedes-Benz Beyond. Si inizia! Questo gioiellino in titanio e dal design italiano si chiama Vulcano Titanium. Fabbricata in Cina, questa supercar ha visto la luce nel 2013 e costa 9,57 milioni di dollari americani, circa 9,8 milioni di euro. E ne esiste un esemplare solo in tutto il pianeta, da credere che ci siano poche possibilità di procurarsela un giorno. Ecco la Mercedes Maybach Accelero, un'auto lussuosa come puoi vedere. A proposito, non sperare di vedere quest'auto esposta in vari saloni automobilistici, perché questo modello è unico, visto che è stato ordinato dal costruttore di pneumatici tedesco Fulda. Per quanto riguarda il suo prezzo, beh, la Maybach Accelero costa solo 8,15 milioni di euro all'incirca. Ti ricordi del film Le 24 ore di Le Mans con Steve McQueen e la sua Porsche 917K? Beh, pensa che quest'auto, che è stata la protagonista di questo film, è al giorno d'oggi la Porsche più costosa del mondo. Restaurata, poi venduta all'asta dopo aver passato più di due decenni a non far nulla, questa antica auto da corsa è stata giudicata al prezzo di 14 milioni di dollari. Hai proprio ragione ad essere stupito. Immaginati nel 1926, il signor Bugatti, che conosci bene, ha appena creato questo meraviglioso gioiellino e ti consente di prenderlo in prestito. Il sogno, no? Beh, nel 2022 la Bugatti Type 41 esiste ancora e figurati che rappresenta altrettanto il lusso. Guarda da vicino questo gioiellino e capirai che non si tratta di un'auto qualsiasi. Infatti la Bugatti Royale non è soltanto una vecchissima auto, ma inoltre è dotata di un lusso e di una robustezza che erano molto semplicemente inimmaginabili a quell'epoca. Tuttavia, si racconta che solo 6 modelli di questa superauto sono stati fabbricati, di cui solo 4 sono stati venduti. Per quelli che si appassionano alla corsa automobilistica o per le auto veloci, ecco la Bloodhound LSR o la Bloodhound SSC, considerata come un razzo a causa del suo design atipico a forma di freccia e della sua velocità supersonica, che dovrebbe raggiungere 1609 km/h, quest'auto inglese, dotata di un motore a reazione, ha davvero motivo di stupire. Guarda un po' come circola. Ecco la Ferrari P4 Quinti by Pininfarina, un'auto sportiva di cui esiste un solo esemplare. Fabbricata nel 2006 per un collezionista di auto, la Ferrari P4 Quinti by Pininfarina è il prodotto di due giganti italiani dell'automobile. Ferrari è lo specialista dello stilismo di auto Pininfarina. Per quanto riguarda il suo prezzo, quest'auto scarlatta dalle portiere farfalla è costata al suo proprietario 4 milioni di dollari, cosa che equivale al giorno d'oggi a un po' più di 4 milioni di euro. Niente male. Si ha spesso un debole per le auto antiche, e più queste ultime invecchiano, più il loro valore aumenta. Ad immagine della Tucker 48, per esempio. Chiamata anche Tucker Torpedo, quest'auto di origine americana è stata prodotta nel 1948 a Chicago. Solo che, ecco, il periodo della sua fabbricazione è stato breve, a causa di alcuni problemi incontrati dall'azienda, e solo 51 auto hanno potuto vedere la luce, cosa che rende la Tucker 48 un modello molto raro. Sapevi che il famoso regista Francis Ford Coppola possiede una Tucker 48 che tiene preziosamente da lui? A prima vista possiamo pensare che il Phantom Corsair è un'auto fabbricata ultimamente, ma a dire il vero risale al 1938. Progettata da un certo Rust Haynes, la Phantom Corsair era considerata come un'auto all'avanguardia, alla luce del suo design e delle sue caratteristiche tecniche. Dopo la morte di Haynes, questa auto unica è stata riacquistata e migliorata a certi livelli, tuttavia mantiene ancora il suo splendore di un tempo. Vedi quell'auto parcheggiata lì? È un Aston Martin DB4, un'antica auto inglese che risale alla fine degli anni 50 e all'inizio degli anni 60. Non fraintendere, nonostante la sua età avanzata, questa auto è molto robusta e veloce, come puoi osservare da te in questo video. Poi chi dice Aston Martin DB4 dice un'auto sensazionale e rara, e quindi molto apprezzata dai collezionisti. Ora stiamo per parlarti di un'altra auto molto ricercata, la Chevrolet Camaro ZL1 del 1969. Nessun bisogno di parlarti delle sue specificità tecniche o del suo design, ma sappi che la Chevrolet Camaro ZL1 del 69 fa parte dei modelli di auto più apprezzate, grazie specialmente a una caratteristica molto particolare, la sua velocità. Lontana dall'offrire il massimo del comfort al conducente, la Chevrolet Camaro ZL1 del 69 era tuttavia un'auto imbattibile quando si trattava di fare le corse.
Hai già sentito parlare della BMW 507? Quelli che amano le auto sportive e le decappottabili molto particolarmente cadranno sotto il fascino di questa piccola auto dallo stile originale. Per la cronaca, la BMW 507, che ha fatto il suo ingresso sul mercato americano degli anni 50, ha rischiato di condurre l'azienda tedesca verso il fallimento a causa del suo costo di produzione elevato, ma d'altro canto era un'auto molto popolare che ha sedotto un buon numero di celebrità, tra le quali un certo Elvis Presley. Ecco un esemplare raro firmato Jaguar, la Jaguar XJ13, nata nel 1966. Il suo design atipico ci fa pensare a qualche disco volante, ma quest'auto è stata progettata come un veicolo da corsa. Negli anni 90 solo 6 esemplari sono stati costruiti e messi sul mercato, cosa che la rende una perla rara nell'universo dell'automobile. Vi presentiamo l'auto britannica più costosa della storia, l'Aston Martin DBR1. Il suo prezzo? 23 milioni di euro all'asta. Un prezzo record per quest'auto da corsa che è stata fabbricata negli anni 50. Solo 5 esemplari di questo modello hanno visto la luce, ma quest'auto, la primissima della linea, rimane ovviamente molto speciale. Tutti conoscono il prestigio della Rolls-Royce, vero? Ma cosa dire dei primissimi modelli di quest'auto, come questa per esempio? Ah, quest'uomo ha molta fortuna nel guidarne una alla nostra epoca. Se ti piace il film Cars, motori ruggenti, e il suo personaggio emblematico Flash McQueen, sarai stupito nel sapere che quest'ultimo esiste in versione reale. Ecco la Ferrari 250 testa rossa, uno dei modelli di quest'auto da corsa leggendaria che risale al 1957 e è stato venduto all'asta nel 2014 per un po' più di 40 milioni di euro. Inizio 2022, un'auto è stata venduta all'asta negli Stati Uniti per circa 7 milioni di euro. Si tratta della Mercedes-Benz 300 SL del 1955 alloy Goodwing, una coupé farfalla che ha la particolarità di essere anche un'auto da corsa. Sei tentato di fare una piccola passeggiata con lei? Ti presentiamo la Vector M12 1996, un'auto sportiva costruita dalla società americana Vector Aeromotive. Basata sulla Lamborghini Diablo e dotata di un motore Lamborghini V12, la Vector M12 ha tutto per sedurre gli appassionati di auto sportive, ma per procurartene una devi pagare ovviamente una somma che non è minima. Alcune auto sono riuscite a diventare vere star del cinema, come questa Ferrari 250 GT SWB California Spider del 1961. Diventata emblematica dopo la sua comparsa nel film Ieri, Oggi, Domani al fianco di Sofia Loren, la bella italiana è stata giudicata all'asta per circa 17,5 milioni di euro, diventando così l'auto cinematografica più costosa di tutti i tempi. Come non parlare della McLaren F1? Quest'auto, e più particolarmente la McLaren F1 LM del 1995, fa parte delle auto sportive più apprezzate. Bisogna anche dire che quest'auto, facilmente individuabile per il suo colore arancione, è stata progettata in modo da essere utilizzata per una circolazione su strada. Ecco la Corvette ZL1 1969 della Chevrolet. Giudicata robusta e potente, quest'auto, che era destinata anche alla corsa, ha tutto per piacere. Ai collezionisti di auto piacerebbe proprio averne una nel loro garage. Eppure è difficile procurarsene una, perché quest'auto fa parte delle più rare. Nel 2017 il costruttore automobilistico italiano Pagani ha progettato una supercar ancora più efficiente dei modelli precedenti, perché migliorata dal punto di vista tecnologico e materiale. Si tratta della Pagani Huayra, un'auto che è costruita in 100 esemplari. Ognuna di loro costa solo 2,45 milioni di euro, niente meno. In Italia anche l'Alfa Romeo merita un posto nella lista delle auto sportive più ricercate, con la sua Alfa Romeo Stradale 33. L'auto, costruita tra il 1967 e il 1968, in soli 18 esemplari, compare tra le primissime supercar del mondo. Figurati che nel 1968 quest'auto, che era dotata delle tecnologie richieste per le auto da corsa, costava già $17.000, ossia circa 17.400 euro. Eccola Oldsmobile F88, un'auto americana che ha brillato nei saloni automobilistici americani del 1954. È vero che quest'auto era poco famosa all'epoca, ma sappi comunque che ha reso felice dei collezionisti. Si racconta che durante un'asta è stata giudicata a più di 3 milioni di euro. Al giorno d'oggi è esposta in un museo nel Colorado. Possiamo dire che la Ferrari F40 LM è la Ferrari che si adatta a tutte le generazioni. La brutta notizia è quella che questa supercar non sarebbe più disponibile, ma ciò non impedisce di darci un'occhiata. Tra le auto più rare del mondo c'è la Lican Hypersport di W Motors. Più che una supercar, è una hypercar di origine libanese, che non ha nulla da invidiare ai modelli europei. È persino dotata dei fari più costosi del mondo, visto che contengono dei diamanti. Allora nessun bisogno di dirti che il suo prezzo è più che esorbitante. Da Lamborghini, la Veneno 2013 fa parte dei modelli più efficienti, tanto sul piano tecnico quanto sul design. Per offrirtene una dovrai sborsare più di 11 milioni di euro e sperare già di trovarne, perché quest'auto fa parte delle più rare.
Forse non hai mai sentito parlare della Koenigsegg CCXR Trevita 2009, ma sappi che quest'auto svedese, che ha fatto parlare di sé grazie al suo design e la sua potenza, è per gli appassionati di auto sportive un pezzo raro che merita il suo posto nel garage. Si chiama Zonda ed è l'orgoglio del suo costruttore Pagani. Lanciata nel 1999, questa supercar non ha smesso di sedurre, cosa che ha condotto al proseguo della sua produzione, per la più grande felicità degli appassionati che possono regalarsela. Ecco la CZ Moroder V16T, un'auto sportiva italiana prodotta durante gli anni 90. Non ha impedito al costruttore di continuare a fabbricarla successivamente, ma solo su richiesta. Allora ci facciamo delle domande riguardo il nuovo prezzo di questa supercar, che costava circa 665.000 euro al suo lancio. Ti immagini un'auto che emette ossigeno e che può essere riciclata come compost o materiale di costruzione alla fine della sua durata di vita? Ecco un'auto che è diversa da tutte quelle che hai appena visto finora. La Mercedes-Benz Bio-Me, un concetto automobilistico rivoluzionario che ha visto la luce nel 2010 in California. Guarda a cosa somiglia quest'auto unica, amica della natura. Ora dici, quale di queste auto ti ha sedotto di più? Conosci altri modelli che sono così rari e costosi come quelli che hai appena scoperto al giorno d'oggi? Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!